Siamo qui sulla passerella che si sta inaugurando proprio in questo istante. Vediamo infatti dietro la folla di cittadini con il sindaco Andrea Agnassi che sta presentando questo progetto che si inserisce all'interno del progetto Tiberio 4. Abbiamo già visto infatti ad inizio anno l'inaugurazione della piazza sull'acqua nella parte alta del ponte di Tiberio, le gradonate di Prato con le panchine, e questa passerella sarà poi collegata da un ponte galleggiante che attraverserà il porto canale di Rimini per godere di una maggiore visuale sul ponte. Lo scopo del progetto però non è solamente la riqualificazione dal punto di vista storico del contesto urbano, ma anche il miglioramento della viabilità, soprattutto per i pedoni e per le persone disabili. Ma è un tassello di una città che ha voglia di amarsi, di riprendersi la storia, di accudire dei gioielli, dei patrimoni straordinari che aveva un po' dimenticato, e attraverso questi guardare al futuro. E questo è un pezzo di una città, è un pezzo di un intervento, di un progetto complessivo, di un'idea di città, perché dicevo prima, questo è un camminamento che è una parte dell'anello verde ciclabile che collegherà questo tesoro con chi abita sopra la Statale 16, perché si arriva al Parco Marecchia, poi a Linacasa. Poi faremo dei sottopassi ciclopedonali all'altezza della Statale 16 ovunque, all'altezza della Marecchiese, all'altezza della Grotta Rossa, di Covignano, all'altezza del villaggio Primo Maggio, quindi si arriverà in bicicletta persino alla Gaiofana, e da villaggio Primo Maggio poi si viene giù, si passa sotto via Euterpe. Sto dicendo di progetti tutti finanziati, progetti tutti sviluppati, i cantieri sono aperti, si verrà giù da villaggio Primo Maggio, si passerà dalla Cava, il Quinto Peppe, sotto via della Fiera, poi Parco Cervi, sotto l'Arco, poi sopra via Roma, il ponte della via Roma. Vedete come si tengono le cose, questo camminamento, il ponte della via Roma, arrivi a Piazzale Kennedy, volte a destra vai a Miramare con la ciclabile, volte a sinistra arrivi al porto, e poi dal porto vieni su nel tesoro del centro storico attraverso questo passaggio ciclopedonale, questo camminamento. Quindi è un anello nel cuore della città che sarà collegato a nord e a sud con il nuovo lungomare di Torre Pedrera e con Miramare e con la città sopra la Statale 16. Guardiamo il futuro donandoci la storia, prima di tutto ai riminesi, il patrimonio artistico ai turisti. È uno spettacolo, anche in questa Pasqua che adesso è un po' piovosa, vedere frotte di gente dall'Europa che viene a vedere la città storica. Siete così? Sì, siamo così. Architetto, come si è approcciata la sovrintendenza a questo progetto? Beh, l'iniziativa è stata del comune per diversi motivi. La prima è un discorso di valorizzazione di questa parte di città che era rimasta abbandonata ed è rientrata nell'ambito dei progetti della giunta comunale. La sovrintendenza è stata prontamente, siamo stati pronti ad unirci a loro perché loro avevano i finanziamenti, e quindi per noi era importante arrivare a questa valorizzazione che riguarda, alla fine riguarderà la chiusura del ponte di Tiberio, e quindi sarà tutta un'area pedonale perché c'è un progetto generale di valorizzazione. In questo caso la passerella è servita per diversi motivi. Il primo per quanto riguarda anche la sicurezza, perché i cittadini, i turisti che vengono a vedere l'emblematico ponte di Tiberio, è chiaro che subivano per via del traffico il pericolo, e quindi con questa passerella uno ha tolto ai cittadini il pericolo di poter visitare questa parte di città che, come dicevo prima, era stata abbandonata. E poi una cosa importante che a noi è stata molto a cuore, il poter usufruire della vista e di tutto l'ambito del bacino del Porto Antico dei diversamente abili. Diversamente abili fino adesso non potevano passare dalla strada perché, come ben avete visto, era difficilissimo. Adesso loro potranno poter fruire di quest'ambito del Porto Antico. Ancora non è finito perché dall'altro lato ci sarà
la discesa per loro, per tutti, non per loro solo, perché per loro noi siamo tutti uguali, quindi era giusto che loro potessero vivere questa partecipazione come tutti noi. Quindi è stato importante anche per questo motivo. E poi la rivalutazione anche dalla parte sopra il ponte, quindi poter valorizzare la parte di parco che era anch'essa abbandonata in questo ambito di progetto generale, ha visto la possibilità di tutti di poterlo fruire. Quindi per noi è stato importantissimo partecipare assieme al Comune ed autorizzare gli interventi che sono stati fatti. L'intervento è di carattere reversibile, quindi fra un giorno potranno montarlo senza che le mura abbiano a risentire, quindi perché non solo il ponte di Tiberio ma anche le mura malatestiane che fanno parte di tutto il contesto del Porto Antico. E quindi l'intervento molto leggero, reversibile, sul principio della reversibilità noi abbiamo insistito tanto e abbiamo visto che l'amministrazione comunale e i tecnici del comune sono stati veramente molto interessati a questo aspetto. Quindi... Che sarà completato da un ponte poi galleggiante per unire le due sponde? Anche la passerella galleggiante, che non ha nulla di stravolgente, è una passerella galleggiante che appunto servirà a tutti, ma in maggior modo ai diversamente abili, di poterla attraversare e di avere delle visuali, degli scorci del ponte di Tiberio e di tutto il contesto veramente unici. E quindi stiamo continuando, finiremo penso verso la metà di giugno, dovremmo inaugurare e definire tutto il progetto, che poi continuerà con la valorizzazione delle due sponde del Porto Canale fino ad arrivare al mare. Quindi ci sarà una fruibilità anche notturna. Adesso, come dicevo, è stata una parte di città abbandonata perché c'erano drogati, c'erano diverse situazioni un po' difficili che la gente non poteva superare. Così, valorizzando, potremmo dare finalmente alla città quest'ambito, ripeto, della città importante per tutti noi. Anch'io vivo a Rimini, quindi per me è anche importante. E quindi poter usufruire fino al mare e tornare indietro lungo le sponde del canale e poter usufruire sia della destra che della sinistra del porto. Una veduta, una cartolina direi, una veduta sul ponte di Tiberio. We'll be right back.